buongiorno. Vi faccio vedere come si sbucciano, perché queste non si sbucciano, le pesche. Basta passarle così un attimo nell'acqua bollente. Solo un attimo. Prima si sciacquano con la, sotto l'acqua e poi si fa questo lavoro. Si abbassa il gas di nuovo, perché adesso faccio vedere come si sbucciano bene. Ecco qui, si pelano proprio, si toglie solo la pellicina. Sì, solo la pellicina. Si fa come con i pomodori. Sì, come i pomodori quando si fanno pelati. Ecco qui. Poi le apriamo. Sono un po' maturi, allora facciamo così. Sono piccole, quindi qualcuno ci stacca dall'osso, qualcuna no. Il bello della diretta. Sì, certo. Queste le mettiamo direttamente dentro, così a pezzi. Dentro un barattolo. Dentro i barattoli. E poi ho fatto lo sciroppo con 4 reti di zucchero e mezzo limone e la buccia del limone. Il succo di mezzo limone? Sì, e la buccia del limone. Appena bolle si mette lo zucchero. Si fa sciogliere? Si fa sciogliere e si mette giù. Si spegne. Ed è qua. Ecco così. Questo qua è lo sciroppo che ho già preparato. Acqua, zucchero e limone. Questi facciamo così. Vedete? Ecco qui. Togliamo se c'è qualche impurità. Come vengono messi? A spicchi. A spicchi. Se c'è qualche imperfezione, certo. Così si. Sì. La togliete. Togliete anche tutto il pezzo. Tutto il nero, anche se sono molle quando poi l'è andata a tirare fuori, si può fare dei frullati, si può fare quello che si vuole. Adesso abbiamo questi, guardate che belli, sono profumati. Adesso quando finiamo ci mettiamo subito l'acqua dello sciroppo, che così non diventano neri. Guardate come si pelano bene. Non si fa fatica per niente. Non ce ne mettiamo più. Adesso gli mette lo sciroppo. Lo sciroppo fatto con acqua, zucchero, limone. E buccia di limone. Sigilla bene con la capsula, chiude bene. Qui intanto ha già messo. E qui intanto abbiamo messo l'acqua che sta bollendo. Bollendo. Perché queste le farà cuocere a bagnomaria
per circa 30 minuti. Aggiungiamo ancora un pochino d'acqua nella pentola, sempre calda, coperte. Adesso 2, 4, 6, 7 vasette belle grosse ne abbiamo fatte. Con un litro di sciroppo, però sono queste di un chilo, eh. Adesso poi le facciamo fare 20 minuti e poi le lasciamo dentro. Finché non si raffredda l'acqua. Sì. Un perché giorno. Perché le ho già messe nell'acqua calda non appena man mano che le ho fatte. Adesso fra poco bolle. E poi si conta i minuti da quando bolle l'acqua. Sì, da quando bolle l'acqua si contano i minuti. Poi si lasciano dentro a raffreddare. Ok. Ciao ciao. Ciao ciao. La mamma è già stanchissima, ve la faccio vedere. È già fusa. Sono stanca, sì. È già fusa e non abbiamo ancora finito, eh? No, perché ancora ne abbiamo 4-5 kg da fare altra marmellata. Da fare l'altra marmellata e poi abbiamo finito. Avevamo 13 kg di pesca, abbiamo comprato. Noi non ci facciamo mancare niente. Ma insomma. Ciao a tutti. Abbiamo approfittato dell'occasione che erano belli. Erano belle e ce l'ha messa a buon prezzo. E allora le abbiamo comprate. Grazie al nostro fruttivendolo di fiducia. Certo. Ciao, ciao. Assaggiare. Ciao ciao. Sì, ciao. Ciao ciao a tutti.